occhi dentro occhi e prova a dirmi se un po' mi riconosci o in fondo un altro c'è sulla faccia mia che non pensi possa assomigliarmi un po'. Mani dentro mani e prova a stringere tutto quello che non trovi negli altri, ma in me quasi per magia sembra riaffiorare tra le dita mie. L'incantevole cittadina di Fara San Martino ai piedi della Maiella ha ospitato il primo torneo internazionale di Torval. 8 le squadre in campo, 6 italiane, L'Aquila, Bergamo, Palermo, Perugia, Teramo e Chavai, squadra composta da giocatori provenienti da 5 regioni italiane e 2 straniere, VDS in rappresentanza dell'Ungheria e Vorarlberg dell'Austria. L'iniziativa è stata promossa dal sindaco di Fara San Martino, Antonio Tavani. Felicissimo di ospitare un torneo internazionale di Torball, uno sport di cui io ignoravo l'esistenza fino a qualche mese fa e che alcuni amici ipovedenti che oggi collaborano con noi in provincia e che abbiamo avuto la fortuna di incontrare dal punto di vista personale e umano in questi mesi e mi hanno fatto scoprire. Uno sport straordinario dove persone straordinariamente capaci di continuare a vivere nonostante un handicap così grave come quello della vista, della cecità o della riduzione quasi totale della stessa, riescono a fare degli atti agonistici veramente eccellenti e che nel clima poi del silenzio in cui si svolge questa particolarissima attività sportiva riescono veramente a prendere il pubblico perché ce n'è ed è molto interessato nelle sue corde emotive più sensibili. L'evento ha ottenuto anche il patrocinio della provincia di Chieti. Beh, la provincia diciamo esce per la prima volta con lo sport disabili, sarà uno dei punti forti della politica dello sport provinciale, costituiremo la consulta provinciale delle associazioni che fanno sport disabili affinché non sia un limite la disabilità ma sia di esempio a tutti per l'impegno che questi ragazzi mettono in tutte le discipline del Comitato Paralimpico che ringrazio perché quello è il vero senso dello sport. Il Torval è una disciplina riservata ai ciechi e agli ipovedenti, ma ha aperto le porte anche a normodotati. Per tutti vale la stessa fondamentale regola, indossare una mascherina non solo protettiva, ma anche con specifici accorgimenti come l'imbottitura, in modo da garantire l'assoluta parità di trattamento. A spiegare le regole del gioco l'arbitro internazionale Gabriele Medori. Stessa pancia mia, oh! Ma potresti raccontarmi un gusto nuovo per mangiare giorni, avresti la certezza che di me in fondo poi ti vuoi fidare, quel posto che non c'è ha ingoiato tutti tranne me. Il gioco dura 10 minuti, 5 minuti per tempo, di gioco effettivo chiaramente, perché durante l'incontro viene fermato tutte le volte che c'è una punizione, tutte le volte che c'è una sostituzione, time out, eccetera. Quindi 5 minuti per tempo effettivo e 10 minuti in totale. In alcuni casi, ecco, come in questo caso stiamo facendo un torneo, vengono adottati dei criteri leggermente differenti, però nel campionato ufficiale i tempi sono questi qui, 5 più 5. L'altra particolarità che ha il Torval è quello appunto di avere questo tipo di campo particolare con delle cordicelle al centro. Noi abbiamo il centro del campo a 8 metri, una cordicella che attraversa tutto il campo, ha un'altezza di 40 centimetri e poi dalle due parti del campo, a 2 metri da una parte e dall'altra, abbiamo ancora delle cordicelle sempre che attraversano tutto il campo. Quindi in definitiva abbiamo 3 cordicelle che attraversano il campo per la loro larghezza con dei campanellini posti alle estremità a destra e a sinistra perché chiaramente durante il gioco la palla deve rotolare per far sì che gli avversari possano sentire la palla nella fase difensiva. E la palla deve passare sotto queste cordicelle? Sì, esatto, la palla deve rotolare, deve passare sotto le cordicelle altrimenti si ha una infrazione.
La particolarità di questo gioco è che durante le infrazioni il giocatore che l'ha commessa viene momentaneamente portato fuori dal campo e rimangono a difendere la porta in due. Dopo tre infrazioni si ha la regola del rigore, che consiste nel difendere la porta con un solo giocatore e un solo attaccante. Poi ancora un'altra particolarità del Torbal, che è quella di avere tre tappetini posti lì nella porta, nelle due porte in realtà, con un tappetino centrale e due laterali. Questi tappetini hanno la funzione di far orientare il giocatore. Il giocatore, attraverso il contatto delle mani, riesce a capire in qualsiasi momento la sua posizione rispetto al campo. E quindi in questo momento riesce poi a muoversi e a stabilire le sue azioni di gioco, sia in fase difensiva che in fase di attacco. E poi abbiamo anche visto che le squadre sono miste, nel senso che giocano insieme sia i non vedenti che gli ipovedenti. La regola è che anche per gli ipovedenti non c'è solo la mascherina, ma c'è all'interno della mascherina un'imbottitura, perché devono essere tutti alla pari. Sì, lei fa una domanda molto pertinente. Abbiamo detto che è un gioco per non vedenti, quindi la prima regola in assoluto è quella di garantire che ci sia l'assoluta impossibilità di visione. Quindi per far questo vengono poste queste mascherine con all'interno un ulteriore sistema di protezione visiva, quindi per garantire l'assoluta mancanza di visione, e poi soprattutto perché ultimamente nei campionati italiani di Serie C e di Serie B vengono inserite anche i vedenti. E quindi, per rendere paritaria la condizione di non vedenza, vengono messe queste bende che impediscono appunto di vedere. E l'altra particolarità è che chiaramente questo gioco ha nel nostro campionato italiano la Serie C, la Serie B, la Serie A, c'è anche la femminile, e comporta la promozione, la retrocessione, quindi un normale campionato come lo è nel calcio, nel basket e nelle altre attività sportive. E ci vuole invece spiegare le differenze che ci sono tra il Torbal e il Golbal? Beh, allora, innanzitutto bisogna dire che il Golbal nasce come disciplina sportiva per non vedenti prima del Torbal. Come attività sportiva per non vedenti, i non vedenti hanno prima di tutto iniziato a giocare a Golbal, che come sapete è una disciplina paralimpica. La differenza è sostanziale innanzitutto nelle dimensioni del campo. Il campo di Golbal è 9 metri per 18, mentre quello di Torbal, abbiamo detto, è 7 per 16. Poi l'altra particolarità è che nel Golbal non abbiamo le cordicelle, che dividono il campo nelle tre zone, eccetera, bensì abbiamo solo delle divisioni di campo fatte con delle cordicelle all'interno del bordo del campo stesso. Cioè, il non vedente, per percepire il campo, deve toccare il bordo del campo, dove al centro del nastro sotto viene posta una cordicella. In quel caso riesce ad avere appunto il riferimento dello spazio. E l'altra particolarità chiaramente è il tipo di pallone, perché nel Golbal usano un pallone che pesa 1,2 kg quasi, mentre il Torbal usa un pallone molto più leggero. Il campo è molto più grande, 9 metri per 18 dicevamo, quindi è molto più difficoltoso da un punto di vista fisico giocarlo per la particolarità del gioco stesso, quindi molto più fisico, mentre il Torbal è molto più dinamico. Il Torbal è lo sport più praticato dai non vedenti in Italia, pur essendo considerato uno sport paralimpico in senso stretto, a differenza del cugino Golbal, non è ancora entrato nel programma dei giochi paralimpici. Lo stiamo proponendo ad alti livelli in Italia e anche all'estero, infatti noi abbiamo già inserito un nostro membro nel sottocomitato dell'IBSA, l'organo internazionale che coordina Torbal e Golbal, e stiamo spingendo tantissimo perché noi qui in Italia abbiamo tre serie, 12 squadre ogni serie, Serie A, Serie B, Serie C, e quindi abbiamo tantissime squadre che fanno Torbal e non riusciamo a proporlo, a inserirlo nei giochi paralimpici. Abbiamo anche le attività del Golbal in Italia, però ci sono di meno squadre perché è un bellissimo gioco, eccezionale, solo che è più fisico, più di preparazione, più di agilità. E questo invece, il Torbal, è più tecnico. L'anno prossimo ci saranno invece i campionati mondiali? Sì, io, come ho detto, faccio parte della nazionale di Torbal italiana. Andremo a fare il prossimo anno a Ginevra i mondiali di Torbal, e lì ci saranno anche squadre dell'Argentina, Uruguay, l'Ungheria. Speriamo di poterli, i nostri ospiti di oggi, di poterli far crescere perché sono giovani. Sarà Niger, Paraguay, sto citando alcune per far capire che non sono solo europee, cioè abbiamo di tutto il mondo il Torbal. E quante chance ha l'Italia? L'Italia
ha tante chance, purtroppo. Io ho fatto 3 mondiali, quindi sono 12-13 anni che gioco, ho fatto 3 mondiali e siamo purtroppo, sfortunatamente, una volta arrivati quinti e 2 volte quarti. Arriviamo sempre lì per la medaglia e poi o per infortunio o per, diciamo scherzando, per una terna arbitrale un po' non a favore, purtroppo noi siamo un po' sfavoreggiati sempre e non riusciamo ad arrivare a medaglia. Speriamo che l'anno prossimo sia l'anno del podio almeno. Eh sì, anche perché con un movimento così, con 12 squadre in Serie A, 12 squadre in Serie B e 12 in Serie C, abbiamo una tecnica buona, quindi speriamo di poter fare il massimo. In Abruzzo sono tanti gli sport praticati da chi ha un handicap e sono tanti i campioni che hanno riservato più di una sorpresa, battendo anche record detenuti da normodotati. A livello regionale il nostro movimento è in grande crescita, così come tendenzialmente su tutto il livello nazionale. Le discipline più importanti, più praticate, sono quelle del torball e il teramo la sta facendo da padrone a livello nazionale, speriamo anche a livello internazionale, dopo aver vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Abbiamo il basket in carrozzina, la squadra dell'Amicacci di Giulianova sta disputando i playoff, quindi è arrivata tra le prime 4 squadre d'Italia. Basti pensare che le prime 2 del campionato sono arrivate prima e quarta alla Champions League di quest'anno. Poi abbiamo il ciclismo con Pierpaolo Addesi, lo scorso 2 anni fa è stato a Pechino ed è stato sicuramente uno dei migliori atleti della nostra regione, ma anche della nazionale italiana di ciclismo. Abbiamo l'atletica leggera, abbiamo il nuoto come uno dei movimenti più importanti a livello nazionale, discipline come il tiro con l'arco, sempre praticato dai non vedenti, questo potrebbe far specie, invece sono bravissimi e in una gara internazionale una nostra atleta abruzzese è riuscita a battere il record che deteneva un atleta normodotato, quindi ciò vuol dire che anche con una disabilità importante come la mancanza della vista si riescono ad effettuare delle performance straordinarie. Grande l'entusiasmo che si è creato intorno al torneo e attenta alla partecipazione delle istituzioni. Devo ringraziare innanzitutto il sindaco di Fara San Martino per l'ospitalità, per tutta l'amministrazione provinciale che ci è stata vicina da ieri mattina quando sono arrivato io fino ad oggi senza nessun problema e già mi ha garantito anche la massima disponibilità anche per domani per far ripartire le squadre. Inoltre devo ringraziare tutta l'amministrazione provinciale perché ho dovuto fare una piccola richiesta per alcuni gadget per atleti e vi dirò, ho avuto delle risposte impressionanti che mi auguro anche in tutte le altre regioni, perché ho sentito un po' di lamentele in giro per l'Italia che non se ne vedono così. Il torneo è stato vinto dalla squadra del Teramo, ma una menzione di merito va ai piccoli campioni dell'Ungheria, i più giovani della competizione, che hanno partecipato con grande simpatia e vero spirito sportivo al torneo di Torbal, disciplina che, lo ricordiamo, non è praticata in Ungheria, dove invece si pratica il Golbal. Stefano Chioran, qui a Fara San Martino, ospiti della cittadinanza, ed è la prima volta che questi ragazzini dell'Ungheria vengono a giocare a questo tipo di gioco, perché voi in Ungheria in realtà giocate al Golbal, che è la disciplina paralimpica. Sì, per la prima volta io voglio, facciamo la nostra grazie per l'invitazione, perché è la prima volta in un torneo internazionale e dopo l'atmosfera è più, come si dice, felice e amicale. Sì. I giocatori sono 20 anni, molto 10 giovani, 10-8 e è venuto qui per la prima volta in un torneo internazionale, è la unica squadra in Ungheria, perché le altre squadre hanno giocato Golbal, no Torbal. I ragazzi ungheresi hanno imparato in fretta le differenze tra il Golbal e il Torbal? È un problema perché la sala e il campo è una differenza di 1 metro. E l'eco che viene alla bala è differente. E in la prima 2 partite dopo è una differenza. Tu conosciuto quando vieni la bala?
È una piccola differenza, ma è una grande differenza per lei, perché non vedi. Però loro sono stati molto bravi. Lei sono giovani e io spero perché in questo tempo dei due giorni di Bergamo ho invitato la squadra e Perugia, e noi spero ritornerà qui perché l'atmosfera è fantastico. Quindi ci sono stati già nuovi contatti per riuscire ad imparare ancora meglio il Torbal? Per la prima volta quando noi ritornerà da Ungheria è una reclama per Torbal, è una buona reclama, e noi spero facciamo altre squadre. Tu conosciuto e giocare Torbal e no Golbal. La squadra dei giovani amici ungheresi è di sicuro quella che ha vinto il premio del pubblico, non solo per la tenerezza suscitata, ma per il grande spirito di adattamento e per il messaggio lanciato. Lo sport prima di tutto come sviluppo delle proprie capacità individuali e potente mezzo di integrazione sociale, anche se la vita è stata meno generosa che con gli altri. Maisik, come ti sei trovato a giocare a Torbal? Nekertotunik a Torbal a Golbal hozképes. Sokkal gyorsabb és pörgősebb játék. È un gioco rapido, molto rapido, la differenza è grande. Quale preferisce tra i due? A kettő között melyiket szereted? Igazán, majd mindkettőt szeretem, mindkettőt nagyon régen játszom, és majdnem ugyanakkor kezdtem is. Quando hai fatto la prima volta, e fatto tutti i due, Torbal e anche Golbal. E il fatto tutti questi a 4 anni fa. Ma oggi lui su quale disciplina preferirebbe proseguire? Golbal o il Torbal? És most azzal, hogy most itt voltál ezen a versenyen, jobban megszeretted volna a Torbal, mint a Golbal? Igazán, Golbalban voltam már sokkal, híresebb is nagyon versenyen. Nem tudom, én nagyon szeretek sportolni, és ezáltal nem teszek különbséget. Per la prima, primo è sport. E dopo vieni Torbal e Golbal, ma él in Golbal partecipare al campionato mondiale, campionato europeo, ma questo torneo è come un campionato mondiale perché l'organizzazione è perfetta. Ed è anche un bel gioco di squadra, si crea una bella atmosfera con gli altri compagni. Magába a légkör tetszik, hogy szurkolnak, meg a versenynek az egész mindensége? Igen, ez nagyon tetszik. Igazán most sosem játszottam még ennyire sok ember előtt. Él non giocato mai in una atmosfera come in Torbal. E il piace tutti che è successo in questo tournamento e felice. E noi gli auguriamo di arrivare a fare i mondiali e di vincere le Olimpiadi. Azt kívánják, hogyha mégis átmész a Torbalba, akkor részt vegyél egy olimpián is, és világbajnok sikeres legyél. Köszönöm szépen. Ahogy mondták, grazie. Grazie. I paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the and everything that goes with it. I thank you all.
but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a